L'annuncio di FIFA 22 è arrivato nel bel mezzo delle finali di Euro 2020 e Coppa America. Si tratterà del vero debutto della serie su Next Gen, in uscita il 1 ottobre su PS5, Xbox Serie X ed S, Stadia e in versione Legacy su Switch. Arriverà ovviamente anche su PC, PS4 e Xbox One, ma senza funzionalità Next Gen. Ecco cosa ne sappiamo finora. Chi segue la scena delle simulazioni calcistiche è abituato a leggere ogni stagione nomi altisonanti di tecnologie rivoluzionarie. Per FIFA 22 questa è l'Hypermotion Technology. Si tratta di un sistema legato a doppio filo alle Tutex Sense, usate a partire da FIFA 16 per la cattura dei movimenti di Leo Messi. Nella nuova edizione il numero di giocatori è cresciuto, andando a coinvolgere grandi stelle del panorama internazionale. Ed EA Sports è così riuscita a raccogliere i dati di 22 giocatori professionisti impegnati contemporaneamente in mezzo al campo, equipaggiati con la speciale tuta per catturare i dati riguardanti le azioni reali. La mole di dati generati dovrebbe tradursi nella possibilità di generare animazioni più realistiche in tempo reale, dando vita a una nuova serie di movenze in mezzo al campo. Si parla di oltre 4.000 animazioni che, secondo gli sviluppatori, riusciranno a migliorare tutti i vari aspetti che compongono il set di movimenti che appartengono ai singoli giocatori e alla squadra nel suo insieme. Andranno infatti a legarsi ad aspetti come il tocco e il controllo della palla, ma anche a un movimento d'insieme più organico e coerente con quello che accade in un rettangolo di gioco reale. Un nuovo algoritmo dovrebbe consentire a ogni giocatore di riuscire a modificare la propria falcata e la cadenza della corsa all'approssimarsi del contatto con la sfera, in modo da ottenere un impatto realistico. Spulciando il sito ufficiale è possibile vedere quali saranno gli altri dettagli rinnovati. Come al solito, il primo accenno riguarda il lavoro svolto sui portieri, per quello che viene presentato come un sistema di gestione dell'estremo difensore completamente rinnovato. Qui spicca il tentativo di replicare lo stile di posizionamento degli estremi difensori più forti al mondo, permettendo di riconoscere il modo in cui si comportano tra i pali. Attenzione anche alla fisica della palla, rivista per velocità e comportamento nel contatto con l'aria e con il terreno. Le situazioni di uno contro uno dovrebbero trovare nuove soluzioni grazie a quello che per ora viene definito sprint esplosivo. Il giocatore avrà maggiore controllo sull'accelerazione per ingannare l'avversario in fase di dribbling o di difesa. Annotiamo infine il debutto di nuove tattiche per la fase di attacco, che dovrebbero regalare un miglior controllo sulla costruzione dell'azione. Nelle prossime settimane scopriremo le nuove versioni delle modalità principali, ovvero Carriera, Volta, Ultimate Team e Pro Club. Ma per il momento la lista dei dettagli offerti da EA Sports finisce qui. Ha fatto invece discutere l'assenza delle funzionalità Next Gen sulla versione PC, Hypermotion Technology inclusa. Una mancanza di rilievo, specie nell'anno del ritorno di PES. In base a quanto mostrato da EA Sports, l'impatto principale di questa tecnologia sarà infatti da misurare nel modo in cui i giocatori si posizionano in campo, per quello che si spera possa essere un reale movimento organico, soprattutto in fase difensiva. Diverse volte in passato abbiamo assistito a una CPU poco reattiva, che costringeva a sforzi sovraumani per mantenere una linea difensiva realistica e non creare buchi clamorosi. Nonostante l'enorme grado di dettaglio raggiunto ormai dalle simulazioni di calcio nel rappresentare i volti dei giocatori, alcuni movimenti legati a particolari situazioni di gioco come contrasti e calci d'angolo non sono mai stati paragonabili a quelli che vediamo nel mondo reale. Considerando che tra le varie cose gli sviluppatori hanno messo l'accento proprio sul comportamento delle due squadre in occasione dei corner, ci aspettiamo passi avanti anche in tal senso. Un'ultima nota la dedichiamo a quella che EA Sports definisce umanizzazione dei giocatori. Il nuovo sistema di cattura dei movimenti applicato su tutti e 22 i giocatori in campo dovrebbe aver permesso di raccogliere ogni aspetto dei movimenti senza palla e dei calci da fermo, garantendo la possibilità di aggiungere ulteriori comportamenti ambientali, coi quali arrivare a un maggiore livello di realismo e di coinvolgimento. Voi cosa ne pensate? Sarà davvero la rivoluzione che aspettavamo? Diteci la vostra nei commenti qua sotto. E se avete trovato questo video interessante, lasciate un bel mi piace per aiutarci a rinnovare il contratto di Messi. Ne volete altri? Allora iscrivetevi al canale, cliccando sulla campanellina, per non perdervi nessuna novità sulle simulazioni di calcio del 2022 e oltre. Qui accanto trovate alcuni suggerimenti che possono interessarvi. Grazie per aver guardato fino alla fine.